È morto di freddo nella notte tra sabato e domenica. Il suo corpo è stato ritrovato la domenica mattina in piazza Enrico De Nicola, a meno di un chilometro dalla stazione della metro Museo, dove avrebbe potuto trovare un rifugio più accogliente. È deceduto così un clochard di origini nordafricane tra i 30 e i 40 anni. Il clochard aveva preparato in piazza De Nicola un giaciglio di fortuna, ma non è servito a nulla a causa delle rigide temperature di questi giorni che nella notte raggiungono anche 5 gradi sotto lo zero. Ieri mattina dei passanti hanno notato il cadavere, poi hanno allertato il 118 e dopo sono arrivati anche i carabinieri che hanno provato a cercare i documenti dell'uomo senza però trovarli. I sanitari ritengono che il clochard sia morto di ipotermia, ma è stata disposta un'autopsia per accertare con certezza le cause del decesso. Nelle scorse settimane il comune aveva provveduto ad ampliare l'offerta dei dormitori in città, aprendo anche la stazione museo della linea 1 della metropolitana per ospitare durante la notte i clochard. La riapertura della stazione era scattata dallo scorso giovedì proprio a causa del precipitare delle temperature e stava accogliendo qualcuno dei senza fissa dimora a partire dalla mezzanotte. Purtroppo, ha spiegato l'assessore al welfare del comune Luca Trapanese, le persone erroneamente pensano che il dramma dei senza fissa dimora sia da affrontare come fosse un unico problema, ma non è così perché ogni persona è un caso e va affrontato in maniera differente. In tanti non sanno di queste opportunità o sono talmente ai margini che preferiscono lasciarsi andare nelle strade.